Arrivato in casa Svaprolet per quanto concerne l'attrezzatura del mio canale, è un giunto cardanico conosciuto anche come gimbal o gimbal per alcuni. E in cosa consiste? È un simulatore di Steadicam per videocamere, fotocamere, attualmente anche per telefonini, che permette una forte stabilizzazione delle immagini, soprattutto in prodotti come quelli Sony, che sono eccezionali, ma a livello di stabilizzazione analogica ed elettronica non sono proprio il massimo. È un giunto cardanico su quattro assi, questa è la confezione, questo è il Crane M2S. All'interno della confezione c'è questo scatolo in polistirolo, simil polistirolo, dove qui è posizionato il giunto cardanico, che ho già tolto perché ho già messo in posa. Qui abbiamo dei filtri colorati, perché questo giunto cardanico è dotato anche di una fonte di illuminazione, e sono di diverse colorazioni che con dei magneti faranno presa sulla luce per dare maggior calore, maggior freddezza, diverse intensità alla luminosità del faretto posto sul giunto cardanico. E troveremo poi anche una scatolina, sembra quasi l'unboxing delle pod, nella quale avremo tutta una serie di cavi, essenzialmente tre cavi, che sono semplicemente cavi di connessione che permetteranno alla fotocamera di connettersi al gimbal qualora si volesse utilizzarlo, e poter comandare la fotocamera direttamente dal gimbal o dal giunto cardanico, e poi ovviamente il cavo per la ricarica del gimbal stesso, che comunque ha una durata di lavoro in questo caso di circa 6-8 ore, quindi ha un'ottima durata a livello di batterie, quindi un prodotto insomma per la fascia che ha abbastanza performante. Ed ecco il giunto cardanico, ok, che nella parte inferiore ha un semplice treppiedi che è svitabile dalla base. Il giunto cardanico, il gimbal in pratica è questo, ok. Come vedete ha diversi, qui l'ho lasciato anche acceso in maniera intelligente, dicevo, qui abbiamo diversi pulsanti sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, alcuni di questi pulsanti anche laterali, in questo caso questa è l'accensione del faretto del gimbal, che serviranno sia a mettere in funzione, ad esempio tramite questo joypad e questo pulsante, il gimbal stesso, sia a interagire direttamente con la fotocamera. Come vedete c'è anche il pulsante di registrazione. Questo laterale è il pulsante di accensione del gimbal, e questo è il c'è la possibilità di ricaricarlo attraverso questo ingresso. Qui abbiamo il solito, la solita presa da un pollice, adesso non ricordo bene le misure, non sono un fotografo, quindi correggetemi, nella quale potete inserire sia questo cavalletto che vi arriva in default con il gimbal, sia qualsiasi tipo di cavalletto voi vogliate utilizzare per appunto mettere in funzione il vostro giunto cardanico. Gli assi sono 4 assi, 1, 2, 3 e 4, che vanno regolati nel momento in cui si andrà
ad utilizzare questo tipo di oggetti. Ovviamente il gimbal viene dotato anche di una slitta per inserire la fotocamera. Io utilizzerò con una certa nostalgia la mia vecchia Sony con la quale facevo i primi video, che ha lo schermo ribaltabile da vlogger, che ovviamente è una full HD e non una 4K come quella che ho adesso e con la quale sto registrando, che è decisamente più grande, sempre una compatta, sempre una mirrorless, ma che preferisco utilizzare per farvi vedere bene come come avviene il funzionamento del gimbal. Posiziono il gimbal esattamente davanti a voi, andiamo ad inserire la slitta nella nostra fotocamera. Cercherò di fare le cose abbastanza rapidamente perché insomma è un video che a alcuni potrà interessare, ad altri no. Qui c'è uno sblocco che mi permetterà di inserire la mia fotocamera nel gimbal. A questo punto io porto la fotocamera in posizione e direi che così va bene. E a questo punto bisogna sbloccare gli assi e regolarli. Ok, in questo caso il gimbal è tutto bloccato, quindi bisogna cominciare a sbloccare gli assi per poterci lavorare. Il primo asse che va sbloccato è questo, quindi io sblocco e come vedete la nostra fotocamera penderà. Apro il gancio e cercherò di far andare in equilibrio la nostra fotocamera, cioè in maniera tale che rimanga dritta, che guardi davanti a noi. In questo caso direi che è abbastanza dritta, è in orizzontale. Posso serrare questo primo asse e a questo punto dobbiamo poter inclinare la telecamera all'insù e deve rimanere puntata verso l'alto. Per fare questo dobbiamo svitare questo giunto e fare lo stesso lavoro di equilibrio finché la telecamera non rimane per l'appunto in posizione verticale. Direi che questa è quella migliore. Andiamo a serrare questo giunto, dopodiché andremo a lavorare sul terzo asse, questo lo sblocchiamo, ok, mettiamo la telecamera la fotocamera in posizione. Quest'asse è quello che dovrebbe tenerla dritta ed è più o meno già in equilibrio, cioè se la spostassi vedete perderebbe l'equilibrio. Abbiamo la fortuna di averla già abbastanza in equilibrio, quindi lo chiudiamo la fotocamera. Questa cosa la sto facendo molto velocemente. E poi c'è l'ultimo dato da l'asse da regolare, che è questo, che è quello più rognoso in assoluto. In pratica è quello che nel momento in cui andiamo a inclinare la fotocamera, anche in questo caso siamo fortunati, la fotocamera rimane abbastanza in posizione, la fotocamera rimanga appunto in posizione. Come vedete siamo fortunati, io direi che lo piazziamo proprio così e ce la teniamo per buona. Fatte queste impostazioni non resterà che fare che accendere il nostro gimbal tenendo premuto il pulsante. Il gimbal è pronto e a questo punto, come vedete, la fotocamera sarà pronta per fare riprese, seguire i movimenti. Tra l'altro con questo joystick posso alzarla, posso abbassarla, c'è anche un click fatto proprio per i vlogger. Con tre colpi di questo pulsante la fotocamera si rivolgerà verso di me, 1, 2, 3, e posso fare il mio vlogger, altri tre e ritornerà in posizione, 1, 2, 3, e questo è il gimbal. Ok, descrizione e montaggio facile, veloce, si perde decisamente più tempo, ma mi interessava farvi vedere
a cosa serve e perché cosa serve. Bene, fatto questo montaggio, ci andrò a mettere sopra la fotocamera, quella in 4K, e farò una prima passeggiata all'aperto con questo gimbal per vedere un po' quali sono gli effetti di questo giunto cardanico. Allora, facciamo un primo test di questo gimbal con il quale andrò in giro nei prossimi giorni. Proviamo con una passeggiata con la mia cagnolina e vediamo come si comporta. Allora, il primo test che faccio, siamo qui con la mia cagnolina, apriamo il cancello e andiamo a farci una passeggiata. Ok, andiamo Malù, seguiamo la cagnolina. Vediamo anche la strada che stiamo facendo. Ci sarà sicuramente qualche, come dire, irregolarità nell'immagine, perché non sto camminando come si dovrebbe camminare con un gimbal, e cioè la camminata detta del ninja, ma noi ce ne freghiamo. Continuiamo a seguire la Malù. E andiamo verso il viale dei Tigli. Io al momento sono con gli occhiali da sole, quindi che hanno una schermatura molto forte, quindi non riesco a vedere quello che sto registrando. Però qui stiamo andando verso il viale dei Tigli, il cosiddetto viale dei Tigli. Provo a fare il triplo clic, eccomi, mi si dovrebbe vedere. Sto camminando, sicuramente non sarà il massimo della stabilizzazione, perché ho il cane eccitato che un po' tira e non sto facendo la camminata ninja, ma andiamo avanti. Entriamo nel viale dei Tigli e, come potete vedere, è tale perché è pieno di tigli. Ed ecco che la Malù si sposta a fare la sua prima pipì, ha già foglie ovunque. È già conciata per le feste, la tengo abbastanza libera come guinzaglio, ma adesso c'è un passeggino, quindi la richiamiamo un po' ferma. Brava. Il paesaggio di alcune case in costruzione che hanno lasciato
può andare in questo posto meraviglioso, di qua un uliveto. Non ho messo il gatto morto sul microfono, quindi probabilmente questo vento darà fastidio a queste prime riprese. E qui incomincia una discesa che porta poi a un bosco che è qui nei pressi di casa mia. Non sto facendo affatto la camminata ninja, ma ce ne faremo una ragione. Facciamo una carrellata su la parte che è alla mia sinistra facendo questa discesa e poi torneremo verso casa, perché come primo test penso che possa essere più che sufficiente, considerando che fra poco, cioè subito dopo questa camminata con la mia canina, io mi andrò ad allenare e lo farò proprio in queste zone. Sto cercando per quanto possibile di ammortizzare la camminata, anche se il terreno è abbastanza sconnesso. C'è la discesa dove proverò a slacciare la Malù per farle fare le sue corsette. Vai, andiamo, andiamo, vai. Questo è una parte di dove porto la Malù a correre.
corri. Ok, andiamo, siamo usciti dal pratino della Malù che si è fatta qualche corsetta e stiamo ritornando verso casa. Ho notato che c'è qualche problema evidente sull'asse, sul terzo asse di stabilizzazione, devo capire perché. Rigiro verso di me l'obiettivo, la telecamera si muove e noi continuiamo la nostra passeggiata. C'è un forte vento, scusatemi, ma non ho portato il gatto morto, anche perché andare in giro con il cane e un gatto morto non è bellissimo. Fantastica battuta. Bene, direi che qui possiamo anche concludere col gimbal in dotazione al canale. Alla prossima, spero vi sia piaciuto e ciao.